come questa pianta, che per noi può essere magnifica, possiede in realtà un gravissimo difetto che la rende addirittura non adatta a essere un bonsai, o è molto esigente. E allora spiega come risolvere questo difetto, che poi è l'unico, che sono degli innesti, che permetteranno di avere poi una pianta molto più piccola, ma molto più raffinata. E invece il lavoro molto particolare lo vedremo su questo pino mugo, che considero una pianta di grande difficoltà e tecnica ed estetica. Come ci ha spiegato in questi giorni il maestro, ha ricevuto un premio dell'imperatore del Giappone che lo candida ad essere tesoro vivente quando avrà 80 anni. È la prima volta che capita nel mondo bonsai, siamo molto onorati di questa cosa che è eccezionale. Poi durante la demo magari faremo dei piccoli intervalli e vi spiegherò molte delle cose che ci ha raccontato. Magari da parte vostra adesso vi facciamo un grande applauso. Bene, lui non prende il microfono perché dice che tanto il giapponese che parla lui voi non siete in grado di capire. Il tempo della dimostrazione sarà più breve rispetto al tempo che l'avete aspettato. Anche se siamo anticipi di 15 minuti, ma visto che l'avete aspettato tanto, incominciamo. Va bene? Allora, dunque, forse ci vorranno 2 ore per impostare questo, altre 2 ore per quello. Come potete capire, vedendo questo materiale, mi ha proprio messo a prova. Con un materiale così difficile, così brutto, io non so come lavorare. Allora, c'è qualcuno che sa come risolvere il problema? Prego, fatti avanti, senza paura. Prego, prego. Allora, questo fosse suo, come lavorerebbe? non vorrebbe comprare una pianta come questa? No. Allora dice che lui imposterà questa pianta in modo che la gente vedrà, magari vorrà anche comprare subito. Avete guardato bene questa pianta? Da qui in su c'è il movimento interessante. Da qui in su. Però, ecco la parte inferiore. Questa curva bisogna evitare per qualsiasi stile del bonsai. Allora qualcuno dirà, ma perché? Si potrebbe piegare di più oppure stirare, ma questo non è possibile perché il tronco è abbastanza vecchio e duro. Ecco, da qui in su c'è un movimento molto interessante. Qui va bene, no? Da in su. Per compattare ci sono diversi metodi. Per esempio, chi ha visto i miei libri avrà visto che si può spaccare in due e poi compattare piegando moltissimo la parte inferiore. Questo lavoro così drastico
non è possibile fare in un luogo come questo, cioè durante una dimostrazione, soprattutto però non si può fare in questa stagione. Oggi cercherò di impostare ignorando da qui in giù, come la pianta fosse da qui in su. Dunque, prima cosa da fare è potare un po' di rami che non servono, perché per una altezza come questa ci sono troppi rami. Dunque, da dove viene? Italiano. Italia Simpacades. Se si riesce a impostare bene, potrebbe diventare come Itoigawa. Allora, lui sta tagliando i rami più lunghi perché la chioma deve essere più compatta. E poi sta tagliando i rami interni, magari crescono tra due rami. Poi i rami deboli. La selezione dei rami è la prima difficoltà che si prova i bonsaisti che iniziano a lavorare. Sto tagliando abbastanza così per casaccio, perché tanto dice che la pianta non è sua, non ha pagato lui. Se volessimo per forza utilizzare tutta l'altezza, dalla base fino alla cima, questo bonsai non sarà mai un capolavoro. Il compito di un bonsaista è quello di migliorare il materiale, per esempio un materiale di seconda scelta, mettendo le mani, fare diventare un bonsai di prima scelta. Vedete che c'è una parte alta dove è stata fatta una piega, il tronco era dritto, quindi oltre ad essere brutto sotto era anche brutto sopra. Lì è stato svuotato e piegato 3 anni fa. La pianta è ai 5 anni che è in una coltivazione di altissimo vigore per renderla elastica e sopportare un intervento pesante. Perché non hai fatto il bonsai allora? L'hai piegato e poi lasciato così? E perché volevo farlo in due, sopra io e sotto lui. Quindi ha tagliato tutti i rami in grosso modo che non servono. Poi magari si taglierà ancora qualcosa, però la parte più importante è stata eliminata. Allora, guardate di qua, fronte lì, per voi.
Meglio compattare abbassando quella parte che lui tiene in mano, oppure cioè meglio abbassare per compattare, oppure allungare per rendere più slanciato? Quale è meglio per voi? Giù? Quante persone vogliono abbassare? Ah, mi nasconde a precisa che ho capito. Cucina. Allora siete tutti molto superficiali di qua. Vediamo di qua. Allora, ecco, mi raccomando voi. Guardate bene. Ecco, diventerebbe così. Invece, se alziamo. Allora, alzate la mano chi volete che accorciamo, abbassiamo. Dieci. E contrario? Allora giusto allungando. Dice che lui già preparato, portato dal Giappone. Ecco, quindi la base sarebbe qui. Cosa ne dite? Bello? Meglio? E lui ha alzato un po' di più perché quando poi toglierà questo bastoncino, Albero scenderà leggermente, quindi tutta questa misura in più è stata alzata. Quindi si deve sempre dare qualche misura in più, perché quando si toglie o il filo, oppure in questo caso questo bastoncino, l'albero tende a tornare indietro, non tutto, comunque un pochino torna indietro. Questo bisogna calcolare prima. Guardate bene questo ramo, la parte attiva è soltanto la cima,
Quindi questi aghi di sotto praticamente non è attivo, per cui si toglie. Questi rami che crescono di sotto non servono. Poi ci sono questi aghi che non hanno le ramificazioni, anche questi non servono. Costruire il palco soltanto scegliendo la parte più sana, mettendo il filo. E questo lo facciamo perché mettendo il filo che impostiamo tutti i piatti, allargando da questa parte dove c'erano tutti quei piccoli baffetti, e spunteranno tanti getti buoni. Allora voi due dovete fare la pulizia degli aghi come ha fatto lui, prego. Ecco Massimo, vedi, i rametti così si deve tagliare con le forbici, perché con le mani non vengono fuori. I rami secchi tagliate così. Qualcuno venga a aiutare, lei è capace di aiutarlo. Ancora un po', tiri, lo tiri. Pesca, molto. Basta. もういいですか？お掃除はもっと？あ、バスタ。
lavorare in questo periodo, fare dei lavori così pesanti, dice che è rischioso, perché i rami, qualche ramo potrebbe seccarsi. E dice: sto lavorando in modo più delicato per non fare seccare, però non si sa. Che tanto dice: io me ne vado, Massimo non può picchiarmi. Se si secca, colpa di Massimo, perché non ha mantenuto bene. Prima cosa che penso quando lavoro, quando inizio a lavorare qualsiasi pianta, cerco di scoprire le virtù di ogni materiale, come le persone. Magari qualcuno tutto insieme non è molto bello, però ha degli occhi belli. Quindi quando riesce a trovare la parte migliore della pianta, cerca di esaltare quella parte più bella che nasconde i difetti. Ma il bello del bonsai è che ogni materiale si trasforma a seconda del senso estetico o del gusto del bonsaista. A volte un materiale mediocre può diventare un capolavoro. A volte rimane una cosa banale, a volte ci sono i casi in cui meglio non lavorare, la pianta peggiora, cioè diventa peggio di prima, in questo caso meglio non toccare. Quindi il compito di un bonsaista è comunque migliorare il materiale. Per questo che a seconda di chi imposta, chi lavora una pianta, la pianta sarà uno diversa dall'altra, perché ognuno lavora secondo la propria convinzione e il proprio gusto. Il bonsai, perché sia un vero bonsai, deve migliorare anno per anno. Dunque, lui produce da solo 200 bonsai all'anno, produce nel senso imposta, con gli allievi 2000.
insieme agli allievi ne fa 2000. Poi è come sue opere personali sono 200. Fra tutti questi nascono 2 o 3 capolavori. Dunque, nel mondo bonsai in Giappone ci sono degli appuntamenti importanti. Uno si chiama Kokufu, è una mostra, una specie di concorso, ma è legato a una mostra nazionale, la mostra più importante, dove i bonsaisti di tutto il Giappone cercano di partecipare a questa mostra, perché un bonsaista che è professionista comunque, che riesce a partecipare a questa mostra diventa famoso, quindi sale la quota delle sue opere. Quindi c'è tutta una concorrenza, chi riesce, poi chi all'inizio cerca di farsi selezionare durante questa mostra, perché arrivano 500 piante da tutto il Giappone, vengono soltanto selezionate 200. Allora, il primo obiettivo è quello di entrare in questa concorrenza, poi arrivati al suo livello tenta di avere il premio Kokufu. Ne dice: appena impostato un bonsai, lui più o meno riesce a capire, e in 5 anni, meno di 5 anni, riesce a ottenere questo premio importante. Allora, dice: se osservate bene il Shinpaku che prendete in natura, generalmente, cioè spesso un Shinpaku fatto solo di un ramo, a volte un ramo che esce di sotto, questo che può diventare l'apice, oppure poi fa i giri, strani giri, che diventa anche dei rami. Quindi, cioè, secondo come cresce in natura, noi possiamo ripetere, però questo si può fare appunto soltanto con il ginepro.
Allora dice che tra 5 minuti avrà finito di impostare, cioè di mettere il filo sui rami primari per costruire la struttura. E poi oggi non ha abbastanza tempo, poi non ha tanto senso finire anche nei dettagli i rami piccoli. I rami di seconda, terza generazione si può mettere dopo. Quello che è importante è dare una impostazione generale della struttura. ですね。あのマッシモさんからの提案ですけど、まあこれ一応どう骨組みができたらこれはあの整形終わりということで、次のまあちょっとお休みになって次の木に移っていただくわけですけれども、その次の木の骨組みを作っまあ いろいろ作ってらっしゃる間にですね、こちらのあの小さな小枝に、生徒さんが針金をかけて整形を続けるということは可能なんでしょうか？Sì, va bene. Accetta volentieri. No, comunque dice, però mettete bene il filo. Ecco, sì, mettete pure, però bene, bene, perché se mettete male lui si arrabbia. Allora, se volete sapere, dovete diventare i miei allievi, venite in Giappone, state 5 anni sotto di me. Ah, so desu ka? Beh, imparate a piegare da me. Dice che secondo lui non esistono nel mondo le cose che non si possono piegare.